Jonathan Granito, il grande protagonista di questa partita, insomma una tripletta che credo rimarrà, insomma, avrà un posto nel tuo armadio dei ricordi particolare. Tra l'altro sei un ex, quindi hai, diciamo così, consumato la vendetta, quella proverbiale dell'ex. E, se non ricordo male, hai giocato nella Massese 14 gare segnando soltanto 2 reti. Oggi in una partita sola alla Massese gliene hai fatte di più. Sì, vabbè, al di là della soddisfazione della tripletta, è stata importante questa vittoria contro comunque sia la Massese, che è una delle pretendenti al campionato. La parentesi mia a Massa, sì, non è stata positiva, altre dinamiche, diciamo che ho fatto male io, ma perché tutto l'anno è stato un po' traballante come stagione, quindi comunque acqua passata. Io quest'anno sono qui alla Pro Livorno e devo cercare di dare tutto per la mia squadra. Pro Livorno che oggi, grazie anche alle tue 3 reti, ha conquistato la testa della classifica. Per il futuro cosa pensi? No, penso che comunque sia, se giochiamo come stiamo facendo queste partite, è dura per tante squadre, però noi abbiamo un profilo basso, noi giochiamo bene, ci divertiamo, siamo un gran gruppo e poi vedremo alla fine, si farà i conti. E ci hanno detto che, diceva, i cavalli buoni si vedono all'arrivo poi si guarderà. Delle squadre che hai incontrato fino ad oggi, chi è che ti è piaciuta di più? Qual è secondo te quella che potrebbe darvi più fastidio in un'eventuale lotta per la vittoria finale? Ho visto che il campionato è abbastanza equilibrato. All'inizio dell'anno, quando si vedeva le formazioni, comunque sia tutte si sono rinforzate, tutte hanno fatto qualche innesto. E magari la differenza è che la Pro Livorno è vero, gioca da più anni degli altri, con gli innesti giusti, e magari farà bene anche quest'anno. Qual è la squadra che ti ha impressionato di più? La squadra che queste partite sono state toste, siamo partiti subito con, diciamo, le pretendenti al campionato, perché Camaiore, che all'inizio è partito con diversi pareggi, però se non prende gol, poi se riesce a farlo fa punti. La Massese di oggi, secondo me, più che demerito loro, è merito nostro, perché dopo domenica, che comunque sia abbiamo preso un gol simile oggi, che magari non siamo riusciti a ribaltare la partita, ma siamo riusciti a strappare un punto, oggi secondo me abbiamo fatto benissimo e ci meritiamo questa vittoria. Il tuo allenatore poc'anzi ha accennato alla eventuale pressione che mette un pubblico come quello di Massa, che insomma oggi è arrivato abbastanza in forze dalle Apuane e tra l'altro i tifosi non hanno mai smesso di incitare. Che cosa vi ha trasmesso? Cosa ha trasmesso ai giocatori in campo, secondo il tuo modo di vedere? La presenza così, diciamo, massiccia per un campionato del genere, di tifosi così urlanti? No, fa piacere giocare queste partite, sicuramente abbiamo dovuto prendere uno schiaffo prima per svegliarci, però dopo sì, ti dà qualcosa in più, anche vedere che comunque sia una giornata particolare, una giornata bella, e mi ha fatto anche impressione vedere tante persone così da Massa, perché che io mi ricordi, quando io ero lì a Massa in Serie D, forse c'erano meno persone, quindi l'entusiasmo magari si è ricreato, ora sta la squadra e ai giocatori a fare bene quest'anno e cercare di continuare a fare ancora più entusiasmo. Però è una gran piazza, è una città, e quindi se non vengano loro dalla città a fare il tifo per la loro squadra, chi deve venire? Grazie, in bocca al lupo.